voglia di fare musica. Come state? Bene? Ah, io oggi sono qui. Sono in montagna perché insieme a Busbaldo, come sempre, ormai mi seguo ovunque. Sono in montagna perché Bus è mia e lassù fa il caso mio. Sono in montagna perché avevo un po' di tempo e avevo voglia, visto che è autunno, e avevo voglia di nuovo riassaporare quelli che sono i profumi, i colori, il calore, le sensazioni belle di questi posti, della montagna, e trovare anche i profumi che erano di una volta. Beh, devo dire che effettivamente qui profumi o cose di una volta ce ne sono tante. È un po' vintage, sì, ma mi piace anche per questo. Perché ogni cosa poi alla fine racconta una storia, no? Ad esempio, voi direte, ma come sei vestita? Non si trovano più queste cose? È il bello proprio questo. Perché, come vi dicevo, quando io vengo in montagna indosso delle cose che a casa non metto. Non so se capita anche a voi la stessa cosa. Cioè, nel senso, ci sono dei mobili, cambio dei mobili, dove li metto? In montagna, in casa in montagna. C'è il giubbotto, c'è la maglia, c'è il maglione, insomma, no, non lo metto più in città, non lo metto a lavorare, però mi dispiace buttarlo via perché comunque è ancora bello, no? Insomma, va ancora bene. Dove lo portiamo? Beh, facciamo una borsa e lo portiamo in montagna, tant'è che in montagna c'è un mucchio di roba, a casa magari non c'è niente, però in tutto questo essere vintage trovi comunque sempre qualcosa che ti ricorda qualcuno, in questo caso come queste cose di lana. Guardate qui la sciarpina che effettivamente tiene caldo, guardate che bella, e questa è stata fatta a mano, è stata fatta dalla nonnina o forse da qualche, non lo so, da qualche altra persona, comunque da qualcuno è stata fatta, mi ricordo che insomma si sedevano qui e sferruzzavano la maglia. E poi, beh, lo so, queste calze sicuramente non le posso fare a meno. Sono un po' infeltrite, devo dire la verità, sono un po' infeltrite, non so se ho sbagliato candeggio, no, secondo me perché hanno talmente tanti anni che non ne possono più, però vi assicuro che questi calzettoni da militare, perché qui comunque chi abita anche con me ha fatto il militare e ha tenuto delle cose, quindi le ha portate in montagna, questi calzettoni da militare vanno benissimo per andare nei boschi, per cercare funghi, castagne, quindi periodo perfetto. Con gli scarponi siamo a posto. E poi è bello comunque tornare alla sera dopo che sei stato nei boschi a cercare dei funghi che non ho trovato, a cercare delle castagne che non ho raccolto e le ho lasciate lì, ma magari ci vado domani, dicevo, è bello tornare a casa, assaporarsi una mega zuppa che non c'è più perché l'abbiamo mangiata, magari fatta anche sulla stufa, e assaporare poi dopo quella che è, stare bene, tranquilli, qui a pensare. Certo che il maglione, anche questo maglione aiuta a pensare, a stare al caldo. Questo maglione, pensate, ha una storia lunghissima. È stato il primo maglione che la nonna ha fatto quando mi ha accolto in questa famiglia. Eh sì, l'ha fatto tutto lei, a mano. Cioè, guardate qui, non sono maglioni comprati di oggi, fatti proprio coi macchinari. No, no, con i suoi ferri li ha fatti tutti lei, con tutti i disegni e tutti i colori. E quindi per me è stato il più bel regalo che ho ricevuto per entrare in questa famiglia. E quindi ecco perché non voglio anche liberarmene, perché per me è comunque una storia. È una storia come queste coperte, ma voi lo sapete quante coperte abbiamo così in montagna? Tantissime! Perché sempre la nonna, quando faceva i maglioni e avanzava dei colori, cosa faceva? Diceva, vabbè, ma mica posso buttarli, no? Perché non si butta mai via niente, assolutamente no! E allora, facciamo una coperta! E allora una coperta può essere a strisce, ma può essere anche a quadrettoni. Insomma, in tutti i letti che abbiamo, sicuramente abbiamo una coperta della nonna, che non c'è più, ma noi ce la ricordiamo così, anche così. E sicuramente comunque ci tiene tanto caldo. Va bene, però
Devo dirvi la verità, sono un po' triste. Sono un po' triste perché sono qui con i miei pensieri, pensieri un po' pesanti, perché ho un po' di pesantore da togliere dal mio corpo e questo mi fa preoccupare. Ma cos'è questo rumore? È Blues Baldo che o sogna o si lamenta perché secondo me deve scendere a fare la pipì. Ma andiamo a vedere, perché poi c'è anche un altro rumore fuori. Blues, cosa c'è? Che cos'hai? Fai la... piangi? No. Però hai fatto anche una puzzetta, perché si sente. Già, si sente la puzzetta. Bravo Blues Baldo. Comunque, nella camera vintage, ancora più vintage che non si può, ho sentito un rumore. E guardate qui, questo è bellissimo, questo telescopio da utilizzare nelle sere d'estate per guardare la luna da qui, da questa finestra, è qualcosa di fenomenale. Ma se io apro la finestra adesso, mi sa che la luna non la vedo, anzi, faccio fatica. Mamma mia, guardate quanto piove, tantissimo, guardate quanta acqua scende giù, meno male che sono in casa. Vabbè, questo ci permette di stare ancora più al caldo, ancora più attaccato al fuoco, di quella stufa che fosse a legna sarebbe ancora meglio, perché sicuramente ci darebbe più profumo, ma chiudiamo. Perché ci distrae da quello che vi stavo raccontando, dei miei pensieri difficili che mi tengono sveglia la notte e che soprattutto mi fanno fare un giro di pancia all'anguorino e rumori e rumori e rumori che arrivano. Ma perché tutto ciò? Perché? Perché? Ebbene sì, ragazzi. Anch'io ho qualche pesantore in più, di troppo, e quindi sono andata dal nutrizionista. Vado in palestra, due volte a settimana, e il nutrizionista mi ha detto: Simona, carta canta, e qui bisogna intervenire. No! Cioè, vi rendete conto? Intervenire? Io ci ho già provato a fare una dieta, ma non ci sono mai riuscita. No, che mi fai male, mi lasci tutti lividi. Non ci sono mai riuscita. Anche tu in effetti avresti bisogno di perdere qualche chilo, diciamocelo, ma va bene. Però, questa volta ho un obiettivo. E quindi con questo obiettivo ho deciso di mettermi proprio come si deve. Cioè, devo essere precisa. Ma voi volete sapere, perché voi dite sì, vabbè, tu dici così. No, io vi dico così perché tra l'altro ho tutto nero su bianco come Blues Baldo, che in realtà è marrone e bianco, ma più o meno i colori, insomma, quindi sono uguali. Allora, occhiali, vi piacciono? Tra l'altro sono nuovi. Anzi, ditemi cosa ne pensate, perché questi mi piacciono molto perché sono larghi, sono grossi e sono, fanno un po' femme fatale. No, e mi piacciono perché sì, sono un po' più intriganti secondo me. Invece quelli azzurri sono un po' più da intellettuale. Allora ho detto, sai che c'è? Quelli da intellettuale li tengo di giorno, quando magari devo intervistare, leggere, andare da qualche parte. Questi qui, se devo presentare, secondo me sono perfetti. Ma questa sera ve li voglio mettere perché... così, perché sono nuovi e quindi volevo metterli e provarli. E siamo qui alla cartellina che il nutrizionista mi ha detto: ah, Simona, come la vuoi la cartellina? C'è rosa o rosa? E io, direi rosa. Ed eccola qui, e qui all'interno c'è tutto quello che vi ho detto. Cioè, guardate qui, tutti i numeri, che poi sono numeri, ma sono numeri importanti, che sono usciti sia dal centimetro, ma anche da un macchinario che, sì, mi ha detto quanta massa magra ho, e quanta massa grassa ho, e quanta acqua nel corpo ho. Praticamente ho più chili di muscoli
che acqua nel mio corpo. Non va tanto bene, in effetti. E forse ho anche troppa massa grassa. E anche questo forse non va troppo bene. Ma siamo qui per lavorarci, certo. Peccato che l'obiettivo... Non so se ce la farò. Devo perdere 5 kg entro il 19 di dicembre. E siamo al... 18 di ottobre, 19 di ottobre, 20 di ottobre, cioè in neanche 2 mesi io devo perdere 5 kg. Ma non ce la farò mai! Non ce la farò mai! Ma da brava ragazza ho deciso che ci devo provare. Eh sì, bisogna un pochettino provare. Certo è che... vabbè, il peso è tanto, eh. Potrei iniziare a pesarmi di nuovo per vedere se qualche chilo l'ho perso dal 10 di ottobre che mi ha fatto la visita. Non lo so, vabbè. Allora, facciamo così. Adesso poso questo foglio, prendo la bilancia, che anche in questo caso, guardate qui, da-da! È una bilancia vintage, ma come tutte le bilance, l'importante è che ci siano i numeri. E certo, non è delle più nuove, non è certo digitale, ma misura sempre bene, perfetto. Anzi, non si scarica neanche la batteria, quindi siamo a posto. Siamo ecologici, in questo caso siamo ecologici, vedi? Torniamo alle cose vintage, siamo ecologici. Ecologici mezzo e mezzo, perché se sto a guardare la stufa, è vintage pure lei, ma è a cherosene. Questo non va tanto bene per l'ambiente, ma presto... le diremo ciao ciao, la metteremo su in soffitta e ne metteremo un'altra più ecologica. Ma non fatemi perdere, insomma, quello che è il filo del discorso. Subito dobbiamo pesarci, ma come mi dice il nutrizionista, devi stare scalza. E quindi, e voilà. E uno e due. Togliamo anche la sciarpa perché è fatta di lana. La lana pesa e... quei 2 o 3, ti sapete com'è, è meglio non averli addosso. Quindi lì e siamo pronti per pesarci. Quanto pesiamo? 68,5. Ok, direi che il peso è sempre uguale. Non so se sia una cosa giusta o no, però almeno sono aumentata, ecco, vediamo comunque il lato positivo di tutto. Quindi, cosa mi rimane da fare, oltre alla dieta che mi ha scritto con tutti i fogli e che adesso vi faccio vedere? Cosa rimane da fare? Intanto vi faccio vedere che non dico una cosa per un'altra, ma guardate qua. C'è tutta la dieta, tutto quello che devo mangiare, vabbè, posso scegliere, quindi c'è tanta roba. Due fogli, che quando ho iniziato a leggere il primo e sono arrivata al fondo del secondo, non mi ricordavo già neanche più cosa dovessi mangiare nel primo, ma va bene, questi sono i dettagli, ma questo è perché, insomma, anzi no, 3 fogli, non 2, 3 fogli, ma sono dettagli perché, vabbè, l'età è quella che è, ho bisogno anche un po' di un aiuto. Detto questo, ritiro solo i fogli perché non vorrei mai perderli. E la domanda sorge spontanea. Quale sarà questa domanda che sorge spontanea? Ma quindi, io adesso, guardiamoci bene negli occhi per favore, adesso io... Ma lo sapete che dovrò rinunciare a delle cose? Già. E quindi? Niente più? Grappa! Vabbè, tanto era quasi finita, non importa. Niente più? Alcolici o superalcolici? Vedete, mi sto già proprio perdendo. E poi la cosa che per me in assoluto è inconcepibile, è inaccettabile, è in tutto, cioè
io vivevo per questa cosa e me li ha tolti, niente più. Caffè! Oh! Vabbè, dai, ne ho ancora due. Certo che due in tutto il giorno, devo scegliere anche quando prenderli. Vabbè, però sicuramente al posto avrò tante cose che mi daranno tante soddisfazioni e mi aiuteranno nel percorso della perdita dei 5 kg. E saranno rullo di tamburi, turu 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 turu, più o meno i tamburi sono così, turu 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 turu, tisana, mandarini, frutta, che fa bene la frutta, anche la verdura, quindi mangiatela tanta, e acqua, H2O, la cosa che va bene adesso che sono in montagna e che acqua pura di sorgente, e quindi questa va bene, è molto buona, quindi questa va bene, l'accetto. No, a parte gli scherzi, quando decidiamo di metterci insomma in gioco, anche in questo caso con una dieta, vabbè, intanto è bello scherzare, però poi è bello effettivamente vedere dei risultati, e se si riesce ad arrivare all'obiettivo con la costanza, la tenacia e anche l'aiuto degli amici che ti spronano a fare bene, beh, sicuramente è una bella cosa e anche mentalmente ci rende più felici. Con questo mi verrebbe voglia di dire, ma voi avete mai fatto una dieta? Ma no, con questo invece io vi voglio dire, assaporate ogni momento della giornata, ma assaporate soprattutto tutti i colori, i profumi, tutti i cambiamenti che ci sono nelle nostre stagioni, perché ogni tanto è bello ritagliarsi un po' di tempo per se stessi e poter riposare, come in questo caso, davanti a un fuoco acceso, a una tisana, a un buon libro, a qualcosa che ti ricorda qualcuno in particolare, che ti tiene caldo e che in qualche modo ti fa sognare, perché diciamocelo, è tardi, bisogna andare a dormire, è tardi, ciao!